Ciao a tutti ragazzi, questo è un velocissimo video update. Allora, prima di iniziare dico una cosa, è una decisione che ho preso e appunto giustifica un po' le creazioni che ho fatto ed è il fatto che siccome io ho intenzione, poi non so quando, non so bene quando, di fare un mercatino, allora mi sono ripromessa di per ogni tipo di creazione di non farne solo una, ma di farne alcune per poi tipo realizzare, non so, il portachiavi, gli orecchini, l'anello e il portachiavi, cioè insomma, appunto di farne non solo uno, ma almeno tre o quattro, no? Allora, parto col farli vedere. Siccome avevo fatto un piccolo aquilone, vi avevo fatto vedere nello scorso video update, ne ho fatti con altri colori questi due piccolini. Uno e due. Vedete? Piccoli. Ok, poi forse no, eravamo lì prima, vabbè. E poi ne ho fatto uno più grande, sempre con gli stessi colori. Ok, poi ho fatto, sempre riguardanti il quadrifoglio che avevo fatto lo scorso video, ho fatto questi due, questo e questo. Poi un nuovo ciondolo che ho fatto è questo e ha questa base così con il foro e queste, oddio, e queste tre roselline sopra. E ho fatto il ciondolo più grande e i due ciondolini più piccoli per caso mai farci gli orecchini. Uno e due. Poi ho fatto dei pan di stelle, ne ho fatto uno grande con tutta la texture per farci il portachiavi, uno un po' più piccolo, vedete così, per farci l'anello senza gancetto e due ancora più piccoli per farci gli orecchini, uno e in questo ci manca un pallino, poverino, è saltato via, lo dovrò rifare, poi lo rimetterò in forno e ce lo, insomma, ce lo riattaccherò. Poi ho fatto, siccome un bel po' di tempo fa avevo fatto due mini rilakkuma per farci degli orecchini, ne ho fatto uno gigante, vedete? Naturalmente a me vengono da schifo i rilakkuma, ma va bene. Sono carini lo stesso, mi piacciono. Ecco, ne ho fatto uno gigante per farci il portachiavi. Infine, siccome avevo fatto, vi ricordate, questa nuvoletta, ho deciso di fare due mini nuvolette, vedete? Così. Per farci gli orecchini, ho fatto la nuvoletta con la formina, vedete? Ho fatto la faccina e qui li ho attaccati direttamente con i gancetti, quelli da infilare nelle creazioni. E sono venute così, ne ho fatta una e due. Ok, questo era il velocissimo video update di Charms. E niente, ci vediamo al prossimo video che sarà il video entry per il contest di Fimo Creazioni di Ale. Niente, ciao!